Aperto i battenti alla mostra d'oltremare di Fuorigrotta il Comic-Con 2019, 21esima edizione. Dopo il record delle 150.000 presenze dello scorso anno, fino al prossimo 28 aprile, si attende a Napoli l'invasione degli appassionati del fumetto, degli eventi che riguardano le serie TV, il cinema, il gioco e il videogioco. Ruolo del Magister è stato affidato a Gipi, invece a firmare la rivista del Comic-Con è stato il vignettista Spugna. Sono stato assodato per, diciamo, sferrare un pugno in faccia a Gipi, che quest'anno è il Magister dell'edizione 2019, e quindi ho dovuto, diciamo, dare questo cazzotto iconoclasta appunto a uno dei maestri del fumetto italiano, ed è stato, da un lato è stato un onore, però è stato anche molto divertente. Tra gli ospiti di questa edizione Maurizio De Giovanni, che presenterà l'edizione fumetto dei Bastardi di Pizzo Falcone, David McKean, Massimo Mattioli e Giovanni Ticci, tra le mostre Corto Maltese, Un viaggio straordinario, quello al Man, Gipi Irreale, Migrando, Girando, Sognando, The Art of Pugni, iconografia di un dettaglio che spacca. Ma cosa significa travestirsi al Comic-Con e quale significato si dà al vestito che viene realizzato lungo tutto un anno? A parlarcene sono i ragazzi che hanno preso parte alla prima giornata. Travestirsi è un modo per cambiare anche un po' personalità, per interpretare la personalità di un altro personaggio, un personaggio che però allo stesso tempo è molto molto simile a te. Sono qualcun altro in questo momento, quindi non sono sempre me stessa, quindi appunto ti rinnovo la vita, diciamo. Per me travestirmi al Comic-Con è libertà, mi rende libero in quei pochi giorni dell'anno in cui posso essere davvero me stesso. È l'unico giorno nel quale si può fare una cosa del genere senza essere presi per pazzi dagli altri. E poi comunque è una grande soddisfazione perché c'è tanto lavoro dietro ed è bello vedere che c'è della gente che lo apprezza. È una passione che si è sviluppata nel corso del tempo, perché sono molto appassionata di anime e manga da un sacco di tempo. È proprio quando ti vesti diventi te stesso, perché secondo me è proprio una grande passione quella che si coltiva negli anni, e quindi è bello.